Ciao ragazzi, bentornati su The Division 2. Ieri è uscito il nuovo update del gioco, stiamo parlando del Title Update 4, il quarto grande update di The Division 2, che ha portato con sé alcune novità, non eclatanti, niente contenuti nuovi, ma principalmente fix, rework della zona nera occupata, alcuni cambiamenti per la qualità della vita in game e l'introduzione di una nuova quest. Quest che servirà per prendere un oggetto esotico. Proprio di questo andremo a parlare oggi e vediamo quali sono gli step per prendere la nuova fondina esotica disponibile da ieri nel gioco. Fondina da pistolero Dodge City, il primo pezzo esotico disponibile per il nostro equipaggiamento che ha dei perk interessanti. Niente di strabiliante, ma che possono essere utili per alcuni tipi di build. Da tenere a mente il fatto che essendo esotica questo pezzo non avrà statistiche, quindi se avete per esempio rollato sulla vostra fondina attuale salute, corazza o magari probabilità di colpo critico, non ve la troverete. Ed in più ha dei perk speciali tutti suoi, quindi se per caso contavate di avere Daniel Elite o danni arma, non li avrete più. Quali sono i suoi perk dunque? Allora, il primo è estrazione rapida, aumenta la precisione del 20%, così come la stabilità, aumenta la velocità di ricarica del 40%, del 400% la gittata ottimale e un 20% dei danni, però richiede una pistola impugnata, quindi tutti questi bonus si attivano solo quando avremo una pistola tra le mani e questo già vi fa capire questa fondina a cosa aspira. Il secondo perk è estrazione rapida, che è quello che interessa di più. Passare alla pistola ricarica tutte le armi. Questo perk potrebbe aiutare tantissimo chi di voi usa i mitraglioni, per esempio. Passare velocemente alla pistola vi permetterà di ricaricare tutte le armi primarie e secondarie, e quindi potrete decidere di andare addirittura in giro con due mitraglioni se vi va, e magari non usare il sonnidoro come secondaria per ricaricare l'arma con le capriole. Io l'ho provata con i fucili d'assalto e sì, è comoda, ma non fantastica da usare. Terzo perk, i colpi sparati dalla pistola trapassano i nemici e le uccisioni col colpo alla testa con la pistola forniscono un aumento dei danni arma del 20% e fanno sì che tutte le armi trapassino i nemici per 8 secondi. Se la pistola in più che state usando è un revolver, il tempo di questo bonus aumenta fino a 11 secondi. Quindi anche il terzo perk ci chiede di usare la pistola anche per uccidere, il che rende tutto abbastanza macchinoso, anche se si prende la mano e si affrontano magari contenuti dove ci sono un po' di nemici base, quindi quelli rossi, farli fuori con la pistola non è poi così complicato. Poi quindi usare il bonus del 20% di danno in più con tutte le armi. Non è una cosa malvagia o un pezzo che non funziona, funziona, ha delle caratteristiche particolari, però funziona. Però per quanto mi riguarda non mi sembra un must have. Ad ogni modo, visto velocemente di cosa si tratta, andiamo a vedere come prendere questo pezzo se siete interessati. Allora, il primo step è quello di andare dalla venditrice dei progetti, che avrà per noi il progetto iniziale rosso da prendere. Costerà 10.000, quindi fate in modo di avere quella cifra. Il primo step ci chiederà di recuperare un oggetto nell'avamposto più ad ovest della mappa, e l'avamposto sarà la stazione di servizio di Riverside. L'oggetto si troverà all'interno della cassa finale e per prenderlo questo avamposto deve essere per forza in mano ai nemici, quindi se lo avete già liberato fate una sessione di matchmaking nel gioco libero ed entrate in qualche altra lobby. Appena ne trovate una con la mappa che fa per voi, quindi con l'avamposto di Riverside rosso, dirigetevi verso questo avamposto e liberatelo. Non c'è problemi di livello, di niente, potete farlo anche liberamente a livello 1. All'interno della cassa troverete la cintura rapida in cuoio che andrà donata nel vostro tab dei progetti, dove troverete appunto il progetto rosso che vi chiederà questo oggetto come tutti gli altri progetti. Non dovete far altro che entrare dentro al progetto ed effettuare la donazione con quello che avete appena preso. Dopodiché parlate con il tipo dei progetti alla Casa Bianca per passare al secondo step. Lo trovate subito fuori l'entrata di fronte all'elicottero per il raid. A questo punto ci chiederà di recuperare altri 3 oggetti che ci servono per craftarla. I 3 oggetti sono sempre pezzi della fondina che si trovano in 3 differenti avamposti. Non ci saranno avamposti precisi da cercare, ma basterà che affrontiamo le 3 fazioni del gioco, Trusans, Reietti e Iene. Però c'è un requisito, gli avamposti andranno fatti al massimo livello possibile, quindi livello 4. Questi livelli, se avete una build decente, dovreste riuscire a farli anche da soli, ma se trovate difficoltà fate una squadra e affrontateli poi in 4. Piccolo reminder, per far aumentare il grado di un avamposto dovrete fare gli eventi adesso collegato. Nella mappa vedete che ci sono delle linee rosse che collegano gli eventi agli avamposti. Quello vuol dire che se fate quell'evento specifico, l'avamposto collegato salirà di livello. Quindi fate prima una serie di eventi,
Una volta che l'avamposto è a livello di allerta 4, potete andare ad affrontarlo. Quindi uno per uno, facendo la trafila di portare l'avamposto a livello 4, dovrete farne uno con le iene, uno con i Trusans ed un altro con i reietti. Sulla mappa sarà segnalata che tipo di fazione troverete in quello specifico avamposto, quindi sceglietelo bene. Alla fine di ogni avamposto il secondo boss che uscirà lo vedrete diverso e capirete subito che è lì con il vostro pezzo per la fondina, perché avrà un cappello da cowboy. Uccidendolo vi darà il pezzo che vi serve, ripetetelo per 3 volte ed il gioco è fatto. A questo punto riaprite il progetto e donate anche questi 3 nuovi pezzi che abbiamo trovato. Riparliamo con il tipo dei progetti alla Casa Bianca, che ci darà un altro step con un appuntamento, un incontro a mezzogiorno, e ci indica un bar ad est della Casa Bianca. Il luogo dell'appuntamento è questo ed è segnato sulla mappa grazie alla presenza di un eco, quindi è abbastanza semplice da trovare. All'interno del bar, quando arriverete, troverete un boss con alcuni membri della Black Task, però fate attenzione perché c'è un requisito. Come vi ho detto, l'appuntamento è a mezzogiorno, quindi per trovare questo boss dovrete presentarvi a mezzogiorno o comunque poco dopo, altrimenti lui non ci sarà. Vi ricordo che per controllare il vostro orario all'interno del gioco dovrete entrare all'interno della modalità foto e in alto a destra vi segnalerà l'orario. Il boss sarà abbastanza semplice da uccidere, così come i pochi mob che ci sono, e lui vi dropperà finalmente l'ultimo pezzo della quest. A questo punto il simpatico signore dei progetti ci darà in cambio tutto quello di cui abbiamo bisogno per craftare la nostra fondina. O meglio, in realtà non tutto, perché per farla ci chiederà anche altre 2 fondine di marche specifiche, che sono una Petrov ed una Providence. Quindi tenetelo a mente durante tutta la quest, visto che fate tanti avamposti ed uccidete tanti nemici, e se trovate fondine Petrov e fondine Providence tenetele da parte, o se per caso appunto vi ritrovate come me in questo caso un progetto, potete anche craftarle. A questo punto siete a posto, non vi resta che crearla e la nuova fondina sarà vostra. Una delle prime quest di The Division 2, qualcosa sicuramente di diverso in termini di contenuti e in termini di loot, e soprattutto niente casse da aprire o RNG da pregare per trovare i nostri pezzi rossi. Una quest dritta che si rifà un po' al modello Destiny, il che non è un male, ma forse poteva essere un pelino più complessa. Sarebbe stato interessante se magari, anziché trovare l'ultimo boss in un bar, ci fosse stata magari una mini missione leggermente più difficile da fare o qualcosa del genere. Ma calcolando che poi il pezzo non è poi così performante, ci sta anche insomma che sia leggermente facile. Speriamo che questo sia un punto di partenza per creare sia quest più interessanti, ma anche pezzi esotici più interessanti. Detto questo, fatemi sapere nei commenti qui sotto 2 cose, se la fondina vi piace o vi sembra utile, e se la quest fatta in questo modo vi è piaciuta o se secondo voi ha del potenziale. Io spero che il video vi sia stato utile, vi ringrazio di averlo guardato come sempre, io vi lascio ad un pochino di gameplay con la fondina per farvi capire un po' come funziona, con la pistola, la ricarica eccetera, e noi ci vediamo alla prossima. Ciaoone. Ma come si fanno? Ma sono comparsi o pare a me? Perché? 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 160.000 però, attenzione in testa. Non mi metto mica a fare le uccisioni. 20% in più. Uno potrebbe fare solo così. Cioè sparo, pistola, risparo. Sì, è un po' macchinoso, ma
Senza contare che i colpi vanno dove cazzo la gli pare a loro. Però il 20% di danno in più si sente. E poi sono da solo. Figuratevi quando sono in gruppo, che hai il tempo di metterti lì ad ammazzare la gente con la pistola. Come cacchio fai? Tempo che tu sei lì a mirare e a cercare di uccidere qualcuno già l'ha fatto fuori.